Ciao amici, buongiorno. Allora, oggi facciamo le patate al forno, così vediamo se siamo capaci di fare delle belle patate, croccanti all'esterno, morbide all'interno e saporite. Io uso le patate nostre, le Primura, quelle che sono tipiche della nostra zona, perché sono le migliori per quello che mi riguarda. Voi scegliete delle buone patate, perché quelle che mettete nel tegame, quelle trovate. Facciamo la dose di 1 chilo di patate, perché per 4 persone di patate al forno 1 chilo ci vogliono, si fa presto a mangiarle. Allora, io ho dato la prima lavata alla buccia esterna, poi tanto le patate vanno di nuovo passate nell'acqua. Vanno tagliate, non troppo piccole e non troppo grandi. Perché troppo piccole diventano secche, troppo grandi rimangono crude dentro o comunque non belle morbide. Chiaramente cercate di fare in modo che siano tutte più o meno della stessa misura, perché abbiano tutti lo stesso tempo di cottura. Allora, l'acqua bollente la salo, perché a me piace così e poi perché è sempre meglio. Le patate intanto prendono un bel sapore fino dentro e si cuociono meglio. Allora, vado. Allora ragazzi, adesso deve bollire bene come quando le abbiamo messe giù. Dal momento in cui riprende il bollore, 3 minuti 3 di orologio e le tiro su. Che devono rimanere belle croccanti, cioè belle al dente così. Io le metto su una pezza, su un burattino, da noi si chiamano burattini, poi chiami torcioni, non so, canovacci. No, io non uso la carta, perché se le metti sulla carta è vero che assorbe, ma è vero che poi si attacca alla carta. Insomma, è un bel burattino bianco che tanto vanno imbucato ed è la cosa migliore. E non azzardarti a fare una cosa da carta o cosa, perché deve stare un po' di tempo. Queste devono stare perché devono asciugarsi e raffreddarsi bene, perché devi poterle toccare senza che si spappoli, senza che si rompano, e dopo le andiamo a vedere. Quindi questo lavoro qua lo puoi fare anche il giorno prima se vuoi, ma almeno un'oretta prima va fatto. Ecco qua, adesso sono, vedi, belle fredde e sode, perché hanno perso, cioè il burattino ha assorbito tutta l'acqua, e per condire le metto direttamente nella teglia che poi metterò in forno. Guarda. Allora, prima di tutto metto il sale generoso, perché sennò le patate non sanno di niente, e il pepe, anche questo più che generoso, appena macinato, perché è profumo e deve essere profumato. Le patate vogliono saporite. Okay. Cosa faccio? Mescolo il sale e il pepe. Perché le metto così adesso? Metto prima questo, perché altrimenti le patate non prendono il sapore. Se le mettessi prima l'unto, il sale e il pepe scappano via sul punto e le patate non prendono sapore. Ecco. Qua me ne è rimasta un po' grossa. Com'è che sei rimasta così grossa? Guarda. Va bene, così. Poi cosa metto? Il rosmarino generoso. L'aglio solamente così, spezzato in modo che butti fuori l'odore, senza togliere neanche la buccia, perché così lo ripara un po', altrimenti dopo ci troviamo l'aglio tutto nero, tutto secco. Però lo spezzo, perché così viene fuori il sapore. Poi cosa ho fatto? Ho fuso 2-3 cucchiaiate di strutto, che mi serve fuso, perché altrimenti quando vado a mescolare va con la sinistra. Adesso mescolo in modo che le patate siano tutte unte, perché il conduttore di calore è l'unto, è lo strutto. Adesso che sono tutte belle unte, che la pentola è tutta bella unta, gli odori ci sono e sono condite, vanno in forno. In forno 180 gradi, a seconda di quanto le avete fatte grosse, ma io più grosse di così non le farei, e impiegheranno una ventina di minuti, ma poi le andiamo a vedere esattamente.